così. Approfitto di te che sei sulla porta per sapere cos'è questo posto. Eh? Approfitto di te che sei sulla porta per sapere che cos'è questo posto. Questo posto qui. Ah, io è la prima volta che vengo. Ah sì? Ah, pensavo che eri un organizzatore. Tu lo sai? Devi chiedere quel signore. Con la camicia bianca, con la maglia bianca. Allora, salve. Lei mi buonasera. Può, buonasera. Lei mi può dire qualche informazione su che cosa succede stasera qui? Succede una gran bella cosa, però lo diciamo prima è inutile che facciamo la presentazione dopo. Perché vedo che c'è il marchio della Veritas là, per cui si parlerà sicuramente di diritto. Bene, allora adesso mi vado a preparare, poi vediamo cosa salta fuori. Lei si chiama? Carlo. Carlo, bene, allora io do il mio contributo e poi cominciamo. Tanto lo sai che la sognavamo, ma quanto è meglio così, che se andasse siamo qui, ora abbracciati poi, vola nel cuore, che la forza del sé, del creatore che c'è. C'è che è il momento del caso. C'è. Buonasera a tutti, scusate, cominciamo. Siamo già in ritardo. Mi sentite là in fondo? Valentina, mi senti? Grazie. Cominciamo e innanzitutto vi ringrazio per essere venuti. Do subito la parola a Claudio, che è uno dei pochi che ne sa parecchio. Grazie. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao. Probabilmente vi deluderò un attimo, nel senso che non spiegherò cos'è l'associazione di Alex, perché ci penserà il presidente dell'associazione tramite un video che andremo a vedere insieme. Dopo che l'abbiamo visto assieme, al limite approfondiamo perché ha senso l'associazione di Alex, dove vuole andare a parlare, che cosa ha da dirci e che riflessioni vuole che noi facciamo per migliorare la qualità del presidente. Guardandovi, facciamo già tutti parte di un progetto e quindi abbiamo già l'idea abbastanza chiara di che cosa significa avere la volontà e la voglia di avere un mondo migliore e migliorare la qualità della vita degli esseri umani. Questa è una ulteriore cosa che ci aiuta in questo nostro obiettivo. Quindi io inizierei subito con vedere il primo video. E così poi dopo possiamo passare anche a fare delle domande e vedere dove riusciamo ad andare a parlare, ok? Ricorrere alla multa, cioè faccio un ricorso alla multa. No, noi non ricorriamo, noi la rendiamo esigibile, ma perché quella viola i miei diritti inalienabili, visto che c'è una crisi di lotta. È un collage anche questo per sintetizzare tutti i vari punti e i vari aspetti che cura l'associazione. Quello che mi permetto che vi fosse chiaro è che la Repubblica Italiana è una corporation. È una tristezza unica per la stragrande maggioranza di noi che hanno sempre pensato che la Repubblica fosse quella che ci hanno insegnato a scuola, e invece è diventata un'azienda. Allora, molti lo sanno e pensano che sia stato fatto per una gestione, una migliore gestione economica fra le varie altre aziende, perché sotto l'azienda Stato c'è l'azienda Polizia, l'azienda Finanza, l'azienda Vigili Urbani, l'azienda Comunale.
comunale, pieno di aziende da tutte le parti. Ma proprio perché sono delle aziende e si sono presi la briga tramite dei codici e dei regolamenti di poterci fare delle multe, quindi delle oblazioni, quindi la famosa punizione per chi ha sbagliato, ma visto che non serve a niente perché non è educativo, a questo punto lo stai facendo solo per fare del business. Quindi se fai del business, a questo punto ci appelliamo a quelle che sono le regole commerciali vigenti in tutto il mondo. Detto così, non è che sembra così tutto semplice e facile da attuare. C'è tutto un ragionamento da farci sopra e soprattutto da superare alcuni scogli che noi abbiamo, perché noi pensiamo che sia giusto pagare alcune cose, che sia giusto questo discorso anche, visto che hai sbagliato allora paghi. E allora io volevo portare la riflessione sul fatto che almeno 2000 anni che noi sappiamo che siamo cresciuti in una società che si basa sulla punizione. A questo punto non ho tanto altro da dire, perché se funzionassero a quest'ora noi dovremmo essere bravissimi tutti. In realtà non sta producendo niente di buono per noi, perché siamo sempre più competitivi gli uni con gli altri, abbiamo imparato a fare i furbi e quindi trovare delle scappatoie per non essere preso in flagrante in modo da non essere punito. Questo però non ci impedisce di continuare a fare delle cose che sappiamo che sono sbagliate, quindi non abbiamo imparato. Diciamo che come sistema è molto fallace. Di conseguenza salta fuori appunto la Veritas. La Veritas che, tramite un percorso abbastanza lungo che adesso non sto a spiegarvi, è venuto a imparare che c'è un diritto che è superiore a quello che noi pensavamo essere l'unica legge inviolabile e intoccabile, e cioè quella dei diritti umani, come ha appena elencato Anna, se non fai un danno in affronto, o adesso non ricordo cosa di preciso, tu con la perdita. Una perdita, e non credi una perdita, in realtà non si spiega perché tu devi pagare una multa che tra l'altro non va neanche a buon fine. Cioè, se non credi un danno. Una perdita è una frode, non si spiega perché devi pagare. Non credo ancora. Benissimo, quindi, no, anche perché non vanno dove devono andare, perché noi abbiamo un sacco di servizi. Abbiamo per esempio la sanità pubblica, che però dobbiamo pagare. Abbiamo le scuole pubbliche, che però dobbiamo pagare. Abbiamo la televisione pubblica, che però dobbiamo pagare. Ci stanno anche prendendo in giro perché vanno a fare le missioni di pace, ma non con il carro pieno di medicinali o alimenti, ci vanno con gli F-35. Non ho capito. Ce l'hai con me, cioè sei proprio convinto che sono cretino fino in fondo, cioè non c'è. Quindi, da quello che era una cosa onorevole, cioè contribuire al bene sociale con le tasse, sempre nei limiti consentiti dalla nostra disponibilità, oggi rischi di diventare complice di un crimine. Ed è importante capire questa cosa. Come diceva, ci chiedeva come smettiamo di pagare il bollo della macchina. Siamo rimasti all'unica nazione in Europa che paga il bollo della macchina e l'Italia paga sanzioni all'Europa perché lo sta facendo. E infatti loro fanno dei rigetti. Significa che rendono inesigibili quello che loro ci chiedono. Associandosi a questa associazione c'è anche la maniera di richiedere in maniera retroattiva l'IVA sulle accise delle nostre utenze di casa, perché è un crimine pagare l'IVA su una tassa, è una cosa stupida. Naturalmente per il momento siamo poco più di 4.000, non c'è quello che noi conosciamo ormai come massa critica e quindi loro si possono permettere il lusso di non restituirli.
ma appena si supereranno i 10.000 saranno costretti, perché anche loro hanno delle leggi e delle regole al quale non possono esimersi, dal quale non possono esimersi. Poi c'è il discorso del canone, anche lì c'è il ricetto del canone RAI. Come si fa, lo dice, che arriva nella bolletta della luce? Naturalmente bisognerà togliere la domiciliazione dalla banca, limitarsi a pagare il porto dell'ENI, fare questo ricetto e il canone RAI non si paga più. Buonasera, ciao. E quindi a questo punto io più che andare avanti in questi dettagli vorrei intanto suggerirvi, se la cosa inizia a risuonarvi un po', come ho fatto io a un anno che sono associato a questa associazione e mi vedo regolarmente tutte le settimane le varie conferenze che fa in giro assieme alle altre che noi guardiamo, che sono i vari tour del nostro poema, perché sono cose interessanti sapere che ci sono altri esseri umani come noi che hanno gli stessi identici problemi nostri e che hanno voglia di migliorare la situazione. E quindi adesso io passerei invece a un altro video, perché hanno messo a punto anche dei canoni commerciali per le attività commerciali. E infatti questa sera qui con noi c'è un amico che abbiamo fatto le medie assieme, che ha un'attività e che ha subito un supporto da parte del comando dei vigili urbani di Ravenna, quindi ha subito 3 verbali e poi il sequestro dei suoi articoli. E ha fatto un video assieme al presidente dove annunciano appunto che il 21 di settembre faranno un dissequestro ufficiale dove nessuno potrà interferire. E sembra strano, perché adesso non so chi di voi sia un po' avvezzo a quello che sono queste tecniche, ma quando fanno questi sequestri e poi ti fanno diventare custode dei tuoi beni, vai nel penale se vai a scellulare o se viene a mancare qualche cosa, sono veramente tremendi, hanno dei modi. Quindi adesso andrei avanti con il prossimo video.